Signore e signori, buonasera, benvenuti al Palasport di Torre Boldone per l'ultima partita della regular season tra l'Edelweiss Albino in maglia bianca e San Martino in maglia nera. Subito palla per Albino. De Gianni, terzo tempo, va al ferro. Vediamo le squadre in campo con il numero 7. Chiara Luciana numero 17, prende rimbalzo Chiara Rizzo, parte. Palla persa, buon anticipo di Chiara Luciana. Il campo Rizzo, Laube. Chiara Luciana con il numero 35. Pini realizza sotto canestro, parità, riparte Albino. Chiara Rizzo, gioco per Giulia. Buona la penetrazione, va al ferro, bello assist di Patrizia De Gianni, consente a Giulia di andare al ferro. Difesa sempre individuale tra le due squadre. Fallo del numero 35 Pini, a rimbalzo di attacco. Quattro a due per Edelweiss Albino in maglia bianca. Una partita molto importante per l'Edelweiss Albino, assolutamente fondamentale giocare da tre punti, non ce la fa. Bono, il gioco d'attacco, Rizzo, difesa individuale per Albino, Ricciolo, parte in contropiede Albino, Laube. Palla persa, fallo di Giulia, è il primo fallo. Vediamo il quintetto con il numero 5, abbiamo in campo Beraldo, con il numero 6 Peserico, con il numero 35 Pini, come abbiamo detto, e con il numero 11 Giordano. La panchina è molto ristretta in quanto abbiamo in panchina solo per San Martino 7 giocatrici a referto. Sempre anche difesa individuale per quanto riguarda da tre punti. Chiara Luciana, attenzione, contropiede, arresto e tiro Luciana, e fallo subito. Buon rimbalzo d'attacco, di difesa di Luciana, che subisce anche un fallo. Vediamo anche in campo il numero 7 in maglia nera, Amabiglia, la capitana, e come dicevo in panchina solo due giocatrici a disposizione. Chiara Rizzo, buona palla intercettata di Giulia, non ce la fa a tenere comunque in campo la palla. Fallo di Laube sul laterale, sul primo palleggio, sempre primo fallo e secondo di squadra. Thank you.
mezzo. Palla 2. Cambiano le file Albino, esce Chiara Rizzo. La freccia dice palla nera. San Martino. Entrata in campo Francesca Agazzi. Parte Agazzi in velocità. Chiara Luciana, circolazione di palla. Da fuori da tre punti. De Gianni mette un buon canestro da tre punti. Porta a 7. L'Edelweiss Albino. Come dicevo, partita importante per le ragazze di Albino questa sera. Luciana, buon anticipo, Luciana che va al ferro. Buon anticipo di Luciana che va al ferro, che porta a 9. Palla recuperata, attenzione. Buona entrata del numero 11, Giordano. Giulia, uno contro uno forzato, ma subisce il fallo del numero 5 nero, Beraldo. Attenzione ai cambi di nuovo. Rientra Rizzo, lascia il campo il numero 14 De Gianni ed entra Carrara. E due tiri a disposizione di Giulia. È entrato anche il numero 10 Toffolo per quanto riguarda le ragazze padovane. Buono il canestro, 10-4. Difesa sempre individuale da parte di Agazzi. Bravissima l'entrata del numero 5 Beraldo, che va a canestro, va al ferro. Buono l'assist comunque di Agazzi, che dà a Giulia un buon tiro per subire un buon fallo. In attacco due tiri a disposizione, già 4 falli per la squadra padovana, che è in bonus. Non va il primo, buono il secondo. Cambio, attenzione, Laube, esce Laube, entra Alessia Panseri. Sempre uomo tutto campo da parte della squadra in maglia bianca, una difesa. Pini, buon rimbalzo di Agazzi. Carrara, doppio palleggio di Agazzi. Fallo del numero 23 Carrara sul palleggio.
ancora dal fondo, primo fallo di Carrara, pallone in mano, palla in mano alle ragazze in maglia nera. Circolazione di palla veloce. Buon rimbalzo di Carrara. Riparte, contropiede. Circolazione di palla. Recupera comunque la palla Rizzo e va a canestro. 13 Albino, 6 San Martino. Fallo di Carrara su tiro di Pini e un tiro supplementare. Time out chiesto da Monica Stazzonelli. Punteggio quando mancano 3 minuti e 11 secondi al termine del primo quarto. Albino 13, San Martino 8. Rientra in campo il numero 14 De Gianni. In campo Carrara, De Gianni, Agazzi, Rizzo e Panseri. Vediamo il quintetto in maglia nera con il numero 35 Pini. Abbiamo Beraldo con il numero 10, poi Toffolo, ancora Fontana e con il numero 6 Peserico. Un tiro supplementare per Pini, non va, però buon rimbalzo d'attacco del numero 10. Ancora un rimbalzo d'attacco, facile facile, attenzione, Pini scarica fuori, buon tiro. Infrazione di 24 secondi. Troppi rimbalzi in attacco presi dalla squadra in maglia nera. Riparte Rizzo in attacco, chiama il gioco, Agazzi. Circolazione di palla, sfrotta il brocco, triangolazione, Carrara, Rizzo da 3 punti, buon rimbalzo di De Gianni, fallo di Panzeri. Ci saranno 2 tiri. In lunetta il numero 6 Peserico, buono il primo, porta a 9 la squadra padovana. Buon rimbalzo in difesa di De Gianni, parte Rizzo, attenzione ai tagli, gioco a 2. Circolazione di palla da 3 punti Carrara, brava, buon tiro da fuori di Carrara che porta a 16 Albino. Fallo. Fallo di De Gianni, attenzione, il secondo, no, primo fallo di De Gianni, escono Rizzo e Agazzi, rientrano Lussana e Laube.
due tiri per il numero 35 Pini. Buono il primo, porta a 10 San Martino. Due su due per Pini. Cambio. Entra, rientra in campo il numero 10 Amabilia, il capitano delle ragazze in maglia nera. Chiara Lussana. Buon assist sotto canestro. Buon assist sotto canestro. Attenzione, c'era, non si è sentito il fischio, time out chiesto dall'allenatore di San Martino, Michele Tomei. Buono l'assist di De Gianni su Carrara, che sotto canestro di sinistro appoggia la tabella e realizza i due punti che porta Albino a 18, mentre San Martino è a 11 punti. Come dicevo, partita fondamentale per Albino, che se dovesse vincere la partita questa sera si classifica al primo posto nei play-out e potrà accedere come vincente alle gare che seguiranno, mentre purtroppo per San Martino è la squadra che da una giornata è matematicamente retrocessa nel campionato di Serie B. E il numero 11 Giordano porta palla su Carrara in difesa, palla per il numero 7 Amabilia. Cambio sui vari blocchi, buono il rimbalzo di Panseri, parte il contropiede, 3 contro 2. Fallo di Panseri. Due tiri. Non ci sono due tiri perché è un fallo in attacco, considerato fallo in attacco. Brava Greta e va il tiro, buon recupero di passi, infrazione di passi, brava Greta, un grande, va il tiro con troppa veemenza, come la stessa veemenza che aveva recuperato la palla, è andata al tiro e purtroppo non è riuscita ad accompagnare la palla al tabellone. Di nuovo palla in mano alla squadra di Albino. Buon assist ancora di De Gianni e Carrara non ci pensa un secondo, i due pivot questa sera si passano magicamente la palla e non ci pensano un secondo a mettere la palla nel canestro. Difesa interessante. Fallo di Greta Laube che consente al numero 6 Peserico di andare in lunetta per due tiri, mancano 8 secondi al termine, non va il primo, ancora un tiro a disposizione per San Martino. Buono questo, 8 secondi per andare al tiro. Niente da fare,
Avevamo 8 secondi per fare un buon tiro, nella realtà ci siamo un po' complicati la vita. Comunque, primo quarto e del Vaisalbino 20, San Martino 12. Come dicevo, partita importante per la squadra bergamasca, che se si riuscirà a vincere questa sera potrà partire nei play-out con qualche vantaggio per quanto riguarda le partite in casa, mentre San Martino uscirà dal campionato la prossima stagione in quanto ormai matematicamente retrocessa. Tutto è pronto per il secondo quarto di questo incontro di Serie A2 femminile tra l'Edelweiss Albino e San Martino di Lupari in maglia nera. Virolini Giovanna porta la palla, tiro di Iulia, non va il tiro da tre, sempre difesa individuale. San Martino con il numero 10, non facciamo taglia fuori, per cui il numero 6 Peserico può prendersi il rimbalzo e far fare un fallo alla squadra di Albino. Non va il primo tiro libero, va il secondo e si porta 20 a 13. E questa volta Iulia mette la palla da 3 punti, porta più 10 l'Edelweiss Albino. Virolini Giovanna, fallo di Virolini Giovanna. Buono il tiro da 3. Sono arrivate le statistiche e oggettivamente la squadra di Albino nel primo quarto ha una discreta percentuale dal campo, 53%. Brava Carrara, esce con la palla, ecco. Peccato. Peccato, peccato. Fuori la, con il piede Iulia per una buona circolazione di palla in attacco, peccato per questo. Sempre difesa individuale, tutto campo. Circolazione di palla. Buon rimbalzo. Attenzione ai tagli. Da 3 punti Lussana. Non va. Parte il contropiede. Palla San Martino, attenzione ai cambi, rientra Pini, lascia nel campo il numero 10 Toffolo se non sbaglio e il numero 6 Peserico, anche per Albino, rientra, buono il gioco di Carrara e rientra De Gianni con il numero 14. Circolazione di palla con Fontana. Palla. Buona palla recuperata. Anche se la freccia dice San Martino con solo... Quanti secondi c'è? C'è un errore al tavolo. Sei secondi mancavano, infatti il tavolo corregge,
San Martino avrà solo 6 secondi per andare al tiro. Rimbalzo di Iulia. Palla, attenzione. Buona circolazione di palla e Peracchi! Peracchi da 3 punti porta Albino a 26, buona circolazione di palla e non ci pensa due volte a colpire. Giovanna parte con un rimbalzo. Circolazione di palla. Non va il tiro di Patrizia De Gianni, attenzione. Buono Patrizia De Gianni che prende un buon rimbalzo. Chiara Lussana riparte per Albino. Peccato. Buon tiro di Giulia, dalla lunetta cambio, rientra Gazzi, esce Chiara Lussana. Time out chiesto dall'allenatore Tomei, punteggio 26-13 quando mancano 6:42 al termine del secondo tempo, del secondo quarto. È pronto, 6:42 al termine come dicevamo, rimessa San Martino, la eseguirà il numero 5 Beraldo per San Martino. Ancora uomo, tutto campo, attenzione, attenzione. Purtroppo c'è stato uno scontro, se non ho visto male, tra compagne. Esce il numero 7 Amabilia per un infortunio, c'è stato uno scontro tra compagne. Secondi per la squadra in maglia nera per poter fare un tiro in attacco. Pini, Peserico, circolazione di palla. Agazzi riprende, si riprende a correre, brava Giovanna, va al ferro Giovanna Birolini, fallo di Agazzi, fallo di Agazzi, primo fallo
terzo di squadra per Albino sul punteggio di 28-13. Pini in attacco. Giulia scarica la palla, 2 contro 1. Peccato, attenzione. Rimbalzo, apertura. Giovanna Virolini con la palla, vuole correre, invece chiama il gioco. Parte il gioco d'attacco per Albino. Giovanna Virolini dalla media porta 30, l'Edelweiss Albino. Grande intensità. Contropiede, 2 contro 1. In arresto e tiro questa volta Giulia. 32-13. Allenatore Monica Stazzonelli vuole pressione tutto campo. Pini da fuori, realizza Pini. Chiama la zona la squadra di Padova. Circolazione di palla. Giulia. Peccato. Buon assist sotto canestro per Agazzi. Cambio, entra Michela Virolini, la capitana, quando mancano 4 minuti al termine del secondo quarto per Agazzi. Giulia lascia il campo al numero 23 Carrara. Sempre Pini con la palla in mano, circolazione di palla. Buono, palla sporcata di... Circolazione di palla. Ancora da 3 punti. Può giocare la palla. Buona. Buon assist sotto canestro e fallo subito da numero 14 De Gianni. Giovanna Virolini lascia il campo per Chiara Rizzo, rientra in campo anche nelle file padovane il numero 7 a Mabiglia, per cui l'infortunio non era così grave per fortuna. 3 minuti e 30, Carrara, circolazione di palla. Buona circolazione di palla da 3, Carrara! No, da 2 punti aveva il piede, peccato sulla riga. Porta 34 l'Edelweiss. Albino. Fallo. Disattenzione sui cambi difensivi e il numero 6 subisce fallo e può andare in lunetta con 2 tiri. Liberi. Non va il primo da parte di Alice Peserico. Carrara, buon rimbalzo, esce con la palla in palleggio. Brave, buona circolazione di palla. Circolazione di palla. Buono, Pini appoggia al tabellone.
Marizzo in palleggio, chiama il gioco, lato. Lascia il campo Alice Carrara, entra Panseri, Alessia Panseri. Circolazione di palla, Panseri, ecco il gioco, fallo, fallo giusto, fallo il numero 6, ancora Alice Peserico, due falli di squadra, attenzione al cambio, attenzione al cambio, esce proprio Peserico e rientra in campo il numero 2 Fontana, difesa individuale per Chiara Rizzo. Ancora palla per le ragazze in maglia bianca. Si riprende il rimbalzo Alessia Panseri e con una sospensione all'Alessia realizza. Bravissima, bravissima il numero 5 Beraldo in reverse. Buon assist di De Gianni. Buon assist di De Gianni per Chiara Rizzo che dovrebbe, confermo, andare in lunetta per due tiri liberi quando manca 1:36 al termine, punteggio 36 Albino, 19 San Martino. Buono il primo, ancora Chiara, niente, difesa individuale, buono il gioco alla persa. Buon rimbalzo del numero 2, circolazione di palla, sempre difesa individuale, buon canestro del numero 11 Giordano, riparte Albino. Cambio Michela Virolini per Agazzi, due tiri per Giulia. Rientra Pini nelle file e lascia il campo il numero 10 Toffolo. Cambio anche nelle file Albino, esce il numero 32 Peracchi per Patrizia De Gianni. Due tiri liberi a disposizione delle ragazze in maglia bianca. Buono il primo. Peccato. Sempre difesa individuale. Pini, circolazione di palla.
fallo del numero 14 Patrizia De Gianni. Vediamo secondo fallo di Patrizia De Gianni. Giordano in lunetta per due tiri. Rientra il numero 10 Toffolo e lascia il campo il numero 5 Beraldo. Mancano 11 secondi al termine del secondo quarto. Non va il primo. Non va il primo per il numero 11 Giordano, vediamo il secondo, neppure il secondo, non tocca neppure il ferro, parla lato, abbiamo 11 secondi per poter andare a fare un buon tiro in attacco, speriamo. Questa volta niente da fare, peccato. Peccato, si poteva chiudere con un buon canestro. Comunque il punteggio vede Albino 38, San Martino di Lupari 23. Tutto è pronto per l'inizio del secondo tempo qui al Palaraffa di Torre Boldone. Si sta disputando l'ultima partita della regular season della Serie A2 femminile tra l'Albino in maglia bianca e in maglia nera San Martino di Lupari. Una partita importante per la squadra di Albino che, come dicevo già in precedenza, nel caso si dovesse concludere con la vittoria partirà come prima squadra nei playout, che giocherà quantomeno le partite in casa, mentre San Martino è retrocessa nel campionato cadetto di Serie B per la prossima stagione. Vediamo le squadre che scendono in campo. Il primo quintetto con De Gianni, Lussana, Giulia, con il numero 10 Laube e con il numero 7 Chiara Rizzo. Vediamo invece dall'altra parte in maglia nera con il numero 7 Amabiglia, con 35 Pini, con il numero 6 Peserico, con il numero 5 Beraldo ed infine con il numero 11 Giordano. Ricordo che la squadra con maglia nera ha in panchina solo 7 giocatrici. Laube perde palla. Parte in attacco la maglia nera che buon rimbalzo di Chiara Rizzo, parte Lussana, Chiara Lussana, Giulia, zona, circolazione di palla, si fa stoppare troppo lentamente questa circolazione di palla, difesa, attenzione, Pini realizza Pini, ancora zona per, buono il taglio questa volta di Laube con assist di De Gianni che appoggia al tabellone, porta 40 l'Edelweiss, sempre difesa individuale. Pini sotto canestro, la fa da padrona, ancora in maglia bianca, le ragazze in maglia bianca,
rimbalzo, buon rimbalzo di Laube, buon rimbalzo di Laube che subisce un fallo al tiro e potrà usufruire di due tiri liberi. Buono il primo, ancora un tiro a disposizione di Greta Laube per arrivare a 42 punti. Le ragazze in maglia bianca. Fallo, fallo del numero 10, Laube. Ancora difesa tutto campo per le ragazze in maglia bianca. Beh, una stoppata da parte di De Gianni, parte Chiara Rizzo. Da tre punti, Eva. Giulia da tre punti. Porta Albino a 45. Ancora circolazione di palla, difesa uomo, attenzione. Attenzione. Brava Greta. Buon rimbalzo di Greta. Laube e subisce anche fallo. 7 minuti al termine del terzo quarto. Albino 45, San Martino 27. Sempre zona, circolazione di palla. Palla persa di Giulia. Ancora difesa individuale per Albino. Buona palla recuperata di Laube. Riparte Albino. Patrizia De Gianni scarica. Arresto e tiro. Rizzo da tre, non va. Buono il canestro del numero 6, Peserico, che va in contropiede. Bene questa palla Rizzo, fallo del numero 11 Giordano. Vediamo un po' anche i cambi, doppio cambio Chiara Lussana e Rizzo per tre cambi. De Gianni, Lussana e Rizzo per Agazzi, Carrara e Giovanna Virolini. Tre falli di squadra per San Martino, ancora a zona. Vediamo un po' come sarà la circolazione di palla con questo quintetto. Buono il tiro di Agazzi in secondo tempo. 47 Albino, 29. La squadra di Padova, difesa sempre individuale, attenzione da tre pini. Agazzi parte per il contropiede, no, gioca la palla Agazzi. Giulia, finta di tiro e Carrara, un magico arresto e tiro. Porta più 20, Alice Carrara, un buon tiro, solo rete. Questo tiro in palleggio, arresto e tiro. Difesa sempre individuale, buono il tiro della numero 7 Amabilia.
da tre punti. Attacco contro la zona, circolazione di palla, sale Giovanna Birolini, fallo. Cambio, lascia il campo Greta Laube per Peracchi con il numero 32, due tiri a disposizione del numero 4 Francesca Agazzi. Buono il primo, porta 50 la squadra in maglia bianca. 51 Albino, 32 San Martino di Lupari. Mancano 4 minuti al termine del terzo quarto. Buono arresto e tiro. Buono assist di Giulia, che dà una palla bellissima in assist sotto canestro a Peracchi, che subisce fallo e potrà usufruire di due tiri liberi. Benedetta Peracchi, due tiri liberi. Buono il primo. Buono il secondo. Più 21 per Albino, sempre difesa individuale tutto campo da parte delle ragazze in maglia bianca. Arresto e tiro. Buono la palla, Peracchi scarica. Finta di tiro e penetrazione in terzo tempo di Agazzi, che subisce il fallo e avrà a disposizione ancora due tiri liberi. È il primo fallo. Cambio, esce il numero 7, la capitana Amabilia, e rientra di nuovo il numero 11 Giordano. Ricordo una panchina un po' corta questa sera per San Martino, con solo 7 ragazze. Non va il primo, peccato. Adesso Francesca va a disposizione ancora un altro tiro libero. Vale canestro. 3 uomo tutto campo, dettato dalla panchina della squadra bergamasca. Assist ancora di Giulia. Porta 56 Albino, difesa sempre individuale. Peccato. Fallo nel numero 18, vale canestro. È il terzo fallo di Giulia. Entra di nuovo il numero 14 Patrizia De Gianni in lunetta per un tiro supplementare, il numero 11 Giordano. Attenzione, buona palla contesa. Punteggio 56 Albino, 34 San Martino. Brava Carrara, parte in contropiede, attenzione.
peccato. Buono recupero di Giovanna Birolini. In difesa però c'era un fallo fischiato, si pensava fosse una buona stoppata, ma nella realtà gli arbitri hanno concesso due tiri liberi al numero 11, che però sbaglia il primo, Elena Giordano. Ancora un tiro a disposizione, sbaglia anche il secondo, Giovanna Birolini, fallo. Due tiri a disposizione di Giovanna Birolini. Due 32 al termine. Su 2 per Giovanna Birolini, porta 58 Albino. Attenzione al contropiede, brave ragazze, hanno recuperato, pallone in attacco, uomo, no, ancora zona da parte di, recuperano bene questa palla, circolazione di palla di San Martino con il numero 11 che palleggia Giordano. Circolazione, Fontana, ancora Giordano, uno contro uno, brava, in sospensione, va a canestro Alice Carrara. In terzo tempo al ferro Giovanna Birolini, porta 60, più 24 Albino quando manca 1:30 al termine del terzo quarto. Sempre. Giordano questa volta non ce la fa. Circolazione di palla. Alice Carrara, spalle a canestro, rotazione sul piede perno, realizza 62 punti per Albino, mentre è a 36 ancora San Martino, sta venendo. Infrazione di 24 secondi fischiati alla squadra. Cambio di nuovo nelle file San Martino. Rientra il numero 7 Amabilia, esce il numero 2 Fontana. Supera facilmente la zone press e la squadra in maglia bianca. Venti secondi al termine di questo terzo quarto. Albino 62, San Martino 36, 10 secondi. Brava il numero 11 che comunque va a canestro. Trova un buon canestro il numero 11 Giordano e porta la sua squadra a 38 punti. 62 Albino, 38
alla fine del terzo quarto. E siamo all'ultimo quarto di questo campionato di Serie A2 femminile. In campo questa sera per la regular season San Martino Lupari in maglia nera e Edelweiss Albino Plenifor-Bergamo in maglia bianca. Ultimi 10 minuti. Circolazione di palla, Giulia con assist. Infrazione e di doppio palleggio di Chiara Lussana. Difesa ancora individuale. Parte il numero 11 Giordano, numero 10 Toffolo. Buona difesa di Carrara. Sette secondi ancora al termine. Ancora infrazione di 24 secondi. Palla bianca. Giovanna Birolini porta palla. Laube, difesa individuale. Da tre punti. Fallo della squadra in maglia bianca. 62-38. Quarto fallo. Esce Giulia. Difesa individuale. Circolazione di palla. Infrazione di palla accompagnata da parte del numero 11 Giordano. Cambio, esce proprio Giordano, rientra il numero 2 Fontana, 8:37 al termine dell'incontro. Come si diceva, importantissimo per l'Edelweiss questo risultato, gli consentirà di poter giocare. Peccato, tiro di Benedetta Peracchi, ma la palla poi Laube non riesce a prendere rimbalzo d'attacco. 8 minuti al termine, sempre difesa individuale. Giovanna Birolini. Infrazione di passi di Giovanna Birolini. Albino 32, San Martino. Sempre difesa individuale. Rimbalzo di Lussana. Parte in palleggio. Brava Alice. Buon rimbalzo d'attacco di Laube. Ancora gioco a due.
Bello il gioco a due, ancora Carrara si porta a casa un bel fallo con comunque rimessa dal fondo, Rientra Pini con il numero 35, lascia il campo il numero 10 Toffolo. Mancano 7 minuti al termine. Palla contesa. Palla contesa. Qualche incomprensione al tavolo. Si riprende con Albino. Buon contropiede da parte di Lupari. Carrara va al ferro. Brava Alice. Restituisce subito un cost to cost al ferro. Attenzione, ha chiamato minuto di sospensione l'allenatore Monica Stazzonelli sul punteggio di 62-40 quando mancano 6 minuti e 46 al termine di questa regular season di Serie A2 femminile. Alice avrà a disposizione due tiri liberi. Difesa individuale ancora per Albino. Buono il canestro del numero 6 Peserico. Circolazione di palla, Carrara. Lussana. Da tre punti non va, riparte San Martino. Va al ferro il numero 5 Fontana. Da tre punti Carrara. Non va. Cambio nelle fila bianche. Giovanna Virolini, Chiara Lussana e Benedetta Peracchi. Rientra Giulia, Agazzi e Rizzo. 63 a 44 quando mancano 5 minuti e 21 al termine. Buona difesa di Agazzi. Con aiuto di Carrara, Laube, circolazione di palla. Fallo in attacco, è il quinto fallo.
Quinto fallo di Giulia. Entra Panseri. Peccato, questo fallo in attacco. Peccato questo fallo in attacco di Giulia. Era stato il suo quinto fallo, secondo di squadra. In arresto e tiro quando mancano 2 secondi al termine del quarto, dei 24 secondi. Buon arresto e tiro di Laube, che porta 65 più 21 ancora quando mancano. Contropiede di Agazzi, buon rimbalzo. Palla sporcata, apertura di Carrara e in velocità Gazzi mette 2 punti importanti ancora per il raggiungimento di questo traguardo, che ripeto per le del Vice Albino è importantissima questa vittoria, in quanto si classificherà poi al termine della regular season con 18 punti e partirà come decima nella fase finale dei play-out e incontrerà 99 su 100 Basket Carugate. Andranno ai play-out Albino, Bolzano, Ponzano e Carugate, mentre San Martino di Lupari, come dicevo precedentemente, retrocederà in Serie B. Riparte la squadra in maglia nera. 4 minuti al termine. Circolazione di palla. Il numero 5 Beraldo, scusate, realizza un buon canestro. Circolazione di palla. Laube porta 69 l'Edelweiss Albino. Pini, circolazione di palla, ecco Fontana. Si riprende il rimbalzo la squadra in maglia nera. Da 3 punti, ancora il numero 7 Amabiglia. Porta 49 la squadra di San Martino. Palla persa di Lussana, di Panseri. Cambio per Laube, Birolini Michela rientra in campo, esce anche Pini con il numero 35, siamo a 2.34 dal termine, 20 punti il divario tra le due formazioni, sempre tutto campo difesa individuale. Buona giocata del numero 6 Alice Pesserico.
niente da fare per Agazzi. Circolazione di palla numero 11, Giordano scarica, fallo subito dal numero 8 Birolini. Tre falli di squadra, manca 1:49 al termine, più 18 per Albino. Ormai possiamo dire che la partita si è conclusa, un risultato oggettivamente buon assist sotto canestro, brava Alice, spalle canestro, porta ancora più 20 la squadra bergamasca. Circolazione di palla, attenzione, palla persa di Agazzi, contropiede del numero 6. Cambio nelle fila. Esci Agazzi sul punteggio di 71 Albino 53. San Martino 58 secondi al termine. Panseri, Birolini che ama il gioco d'attacco. Antisportivo fischiato a Lussana. ...44 secondi in lunetta, il numero 6 Peserico, ancora un tiro a disposizione e avranno ancora il possesso palla. 2 su 2 e pallone, palla in mano ancora a San Martino sul punteggio di 71-55. Sporca la palla Carrara, 41 secondi al termine. Comunque complimenti alla squadra, complimenti alla squadra di San Martino che comunque nonostante abbia fatto un tour de force nelle ultime giornate, ha giocato una partita anche l'altro giorno contro Crema e le ragazze si stanno veramente dimostrando molto molto professionali in campo. Alice, Carrara, rimbalzo, Rizzo, 15 secondi al termine, Carrara, circolazione di palla, palla persa, 4 secondi, 71-55 per Albino. Si conclude così un campionato, una regular season che vede le ragazze in maglia bianca concludere una prima fase di campionato. Si andrà ai play-out, ma come dicevo prima, con la possibilità di giocare tutte le partite in casa e speriamo di poter raggiungere questa tanto attesa salvezza dopo un campionato veramente particolare, ma non solo per noi, ma per tutte le squadre che quest'anno si sono cimentate da agosto sino ad oggi con questa pandemia purtroppo da gestire, e che le ragazze di Albino
hanno gestito in modo esemplare. Non abbiamo in tutto l'anno avuto una positiva ragazza, per cui vuol dire che hanno veramente rispettato tutti i protocolli sia durante le fasi di campionato che di allenamento. Un plauso anche alle ragazze in maglia nera di San Martino, perché il Tour de Force di queste ultime giornate hanno visto comunque le ragazze con un grande entusiasmo ancora fino all'ultimo secondo. Dal Palasport di Torre Boldone un saluto e ci vediamo per la partita del giorno 12 di maggio, sempre qui al Palasport di Torre Boldone. Eccoci qui con Alice Carrara. Alice, sto guardando il tabellino di oggi, 87% da due punti. Una serata veramente importante, top scorer, 18 punti. Facciamo un po' la sintesi di questo campionato, non facile per tanti e tanti motivi. Che cosa ci dici? Ma allora partirei dall'ultima frase che hai detto, un campionato non facile, assolutamente, siamo una squadra molto giovane e non è semplice cercare di integrare tutte le cose che in una categoria come la 2 ci sono, però devo dire che tutto sommato sono contenta perché siamo un gruppo abbastanza unito e siamo cresciute molto dall'inizio dell'anno e abbiamo lavorato bene. Sicuramente adesso ci aspetta una fase importante e stasera era importantissimo vincere, perciò prendiamo ciò che di buono abbiamo fatto stasera e poi penseremo al resto, insomma. Che cosa servirà in questi play-out che ci aspettano? Ormai è ufficiale, dovremo giocare contro Carugate già mercoledì sera. Che cosa ci vorrà per questi play-out? Allora, sicuramente ci vorrà tanta determinazione per andare a prenderci la salvezza e questo è fondamentale. Carugate sicuramente è una squadra alla nostra portata, possiamo benissimo farcela. È una squadra che però ha anche qualche elemento con esperienza e dovremo cercare di contenere, ma sono fiduciosa che col lavoro ripaga sempre, perciò speriamo in bene e ce la metteremo tutta, insomma. Pensare all'inizio del campionato con tutte le vicissitudini che tu sai ad agosto quando siamo partiti in ritardo, arrivare a due punti dalla salvezza matematica senza passare dai play-out era quasi impossibile ipotizzarlo. Sì, esatto. Se penso all'inizio, ad agosto, fine agosto, inizio settembre, ho detto sarà un percorso difficile. Vedere dove siamo arrivati adesso, sicuramente un pochino di rammarico c'è per non esserci salvate automaticamente, però su via dai, siamo qui, abbiamo fatto bene e adesso ce la metteremo tutta per andarci a prendere la salvezza, insomma. Grazie Alice della partita fantastica di questa sera, complimenti. Grazie a voi. Siamo qui con Michele Trapletti, la prima chiusura di un campionato a parte i play-out che giocheremo, primo anno nel settore femminile. Che cosa ci puoi dire come sensazione dopo un anno di lavoro con queste ragazze? Beh, dopo una serata così tutto prende insomma la luce giusta per essere positivo e per caricarci in vista di quello che ci manca, insomma. Speriamo nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, di riuscire a recuperare tutte quante e di capitalizzare il lavoro di una stagione. Che impatto hai avuto sul discorso femminile rispetto al maschile che hai allenato da tanti anni? È diverso come approccio mentale, però è sempre quello, è lo sport più bello per noi appassionati della pallacanestro, quindi ci si ritrova poi sempre a cercare di fare la cosa giusta, che è metterla nel canestro, e bene o male tutti insieme cerchiamo di darci una mano per fare questo. Ho visto che siete partiti con il campionato Elite questa settimana, com'è andata? Ho visto che è andata abbastanza bene. Sì, abbiamo esordito con Carugate, è stata una vittoria abbastanza agevole. Non vedevamo l'ora di ricominciare per rimettere un po' di minuti sul parquet nelle gambe contro avversari della nostra età e è stata una bella soddisfazione. Adesso settimana prossima avremo Giussano. Grazie Michele. Grazie a voi. Eccoci qui con Monica Stratonelli. La prima domanda è quella: se ti avessero detto che la tua squadra ad agosto sarebbe arrivata
a 2 punti dalla salvezza automatica, probabilmente firmavamo una cambiale, non so da qui a dove. Nella realtà sei proprio arrivata a 2 punti dalla salvezza matematica. Eh sì, è peccato, adesso ancora più peccato, perché abbiamo lasciato veramente qualche partita in maniera veramente un po' stupida, abbiamo perso delle partite che potevamo vincere, però certo la pallacanestro magari ne abbiamo vinta anche qualcuna pure magari con un po' di fortuna, peccato, anche se sicuramente il risultato che abbiamo ottenuto fino adesso è più che buono, insomma. Abbiamo scritto tante volte sui nostri social e quant'altro che era un cantiere che era in costruzione, siamo partiti tardi, la società ha fatto delle scelte ritardate nella partenza, ma tutti, tu compreso, abbiamo, come posso dire, creduto che il lavoro poi in palestra potesse ripagare, e questa squadra ha avuto, a parte qualche momento, come dici, qualche partita, ma un percorso in crescita, lo possiamo dire certamente, dall'inizio dell'anno ad oggi. Ah certo, l'idea comunque di essere adesso in classifica sopra Bolzano, Ponzano e anche Carugate, penso che insomma per noi sicuramente ci deve dare, insomma, è un motivo d'orgoglio. E le ragazze, la metà, anzi quasi 3/4, non avevano mai giocato senior, comunque non avevano giocato con minuti importanti, piano piano sono cresciute, è anche vero che adesso ci aspetterà un play-out e i play-out comunque sono come del resto i play-off, sono partite secche dove l'emozione, l'esperienza conta, perché oggi abbiamo visto, abbiamo fatto una buona gara, ma la gestione del pallone veramente è sempre un incubo. Io poi da ex playmaker ogni volta veramente vado a casa con mal di pancia, facciamo una fatica incredibile a gestire i possessi. Che cosa servirà nei play-out? Qual è secondo te l'alchimia che servirà all'Edelweiss per portare a casa questo traguardo così in un'annata incredibile, pazzesca sotto tutti i punti di vista, ma non siamo solo noi, tutti stanno giocando in questo modo, ma cosa servirà ad Albino? Ma servirà sicuramente essere molto compatte, e io la cosa che sto chiedendo in questo momento alle ragazze, abbiamo fatto tutto quanto un percorso dove bene o male sono state tutte quante importanti nelle varie partite, e adesso arriveranno 2 partite dove sicuramente dovremo giocare anche in base alla partita magari con meno giocatrici, e ho chiesto a tutte quante di essere unite, compatte, di trovare proprio lo spirito di squadra, che ogni tanto secondo me quest'anno purtroppo a volte è un po' mancato, un po' anche quando ci sono stati anche gli infortuni che chiaramente poi hanno cambiato un po' gli equilibri, i vari arrivi nuovi che hanno creato un po' di chiaramente un po' di caos nella squadra. E inoltre la cosa che secondo me nelle finali serve è la determinazione, la grinta, che non deve mancare, perché non si vincono le partite col canestro ma si vincono sicuramente più con la palla recuperata, col rimbalzo, sarà la chiave un po' di queste finali, e io sono convinta che ci faremo trovare pronti. Ho visto Giulia abbastanza in tiro, inserita anche questi momenti un po' così di arrabbiatura in campo, con la grinta giusta per poter dare quel supporto che ci aspettavamo, mi sembra. Sì, lei piano piano comunque ci ha avuto il giusto periodo per entrare nei giochi, per entrare nella squadra, perché non è sicuramente semplice entrare e trovarsi in un gruppo nuovo con 7-8 schemi già messi, quindi insomma lei sta sicuramente adesso entrando nei giochi, e è una ragazza che ha voglia di dimostrare, ha grinta, e sono convinta che farà bene nei playout. Sì. Grazie, da Torre Boldone è tutto, grazie a tutti e ci vediamo il 12 maggio per la prima gara dei play-out Edelweiss Albino Carugate.